nel centro delle Alpi. Ad un'altezza di 2472 metri si erge l'ospizio del Gran San Bernardo, il cui passo fu per decine di secoli il punto di congiunzione fra i paesi mediterranei e quelli del centro e nord Europa. Un anfiteatro di monti di straordinaria grandezza, con le cime frastagliate di ghiaccio. Proprio per la sua particolare posizione, il valico del Gran San Bernardo è continuamente spazzato da venti freddissimi e violenti, che rendono quei luoghi praticamente impossibili per la vita, almeno nel modo in cui normalmente li intendiamo. In questi luoghi apocalittici e remoti, per centinaia di anni hanno vissuto la loro leggenda i cani San Bernardo, i cani santi che i bambini di tutto il mondo imparano a conoscere sui libri di scuola. Senza dubbio, il San Bernardo è il più celebre fra tutti i cani ed è diventato un mito nel corso di molti secoli che lo hanno visto costantemente impegnato al servizio e in aiuto degli uomini. L'ipotesi più accreditata sull'origine del San Bernardo è quella che considera il gigante alpino come discendente del mastino tibetano gigante, da cui discenderebbero tutti i cani da montagna di grande mole e definito anche cane da lotta. Il suo primo ritratto, conservato al British Museum di Londra, risale all'850 a.C. Si tratta del ben noto bassorilievo di Ninive, raffigurante un enorme molosso condotto a guinzaglio da uno schiavo. Il cane è così grande da raggiungere con la testa il petto dell'uomo. Struttura, ossatura e muscolatura dell'animale esprimono un'eccezionale potenza, caratteristiche ereditate integralmente dai moderni San Bernardo. Con ogni probabilità era un cane molto simile a quello che Aristotele definì difensore di straordinario vigore e che parecchio tempo dopo Marco Polo descrisse grande come un asino e in tutto simile al leone nella voce e nelle fattezze. Per la loro opera di soccorso in montagna, i monaci dell'ospizio sperimentarono certamente diverse razze, ma dato il tipo di lavoro dispendioso e massacrante che presupponeva straordinarie doti di forza e resistenza, non poterono fare a meno di scegliere i grandi mastini già presenti nelle valli svizzere. Inizialmente, i primi mastini dell'ospizio svolsero funzioni di guardia contro i malviventi e i lupi, ma successivamente furono destinati soprattutto al lavoro di soccorso, che è sempre stata una delle principali attività dei monaci del Gran San Bernardo. Gli stessi monaci, operando in allevamento e in consanguinità, contribuirono a mantenere e fissare la grande taglia e la potenza fisica requisiti indispensabili per il soccorso alpino. L'attività di soccorso all'ospizio raggiunge il suo massimo fra il 1795 e il 1851, per la presenza fra gli altri cani del celeberrimo Barry I, il più significativo cane da soccorso della storia e dal quale devono la loro vita almeno 44 persone. La storia dell'allevamento del San Bernardo al di fuori dell'ospizio inizia con l'allevatore svizzero Schumacher, 1831-1903, che produsse molti soggetti, avendo come ideale il vecchio Barry. Lo standard morfologico del San Bernardo, assai simile a quello attuale, fu approvato nel 1887 al Congresso Cinologico di Zurigo. Questa data segna l'ingresso ufficiale del San Bernardo nel mondo della cinofilia organizzata e delle esposizioni canine che, inventate dagli inglesi verso la metà dell'Ottocento, andavano diffondendosi in tutta Europa. Va dunque doverosamente riconosciuto agli inglesi il merito di essere stati i primi veri supporters della razza. Senza la loro opera di propaganda, probabilmente il San Bernardo non avrebbe poi avuto alcun ulteriore sviluppo. A partire da quel periodo, sia in Svizzera che in Germania, cominciarono ad emergere alcuni dei grandi allevatori che avrebbero poi influito con la loro opera sulla storia della razza. Sia in Svizzera che in Germania emersero tuttavia due nomi, Bloch e Glockner, i quali contribuirono a produrre alcuni dei grandi fuoriclasse svizzeri e tedeschi del 1920, quali Xenos von Taubertal e il leggendario procreatore ed imbattuto cane da esposizione Emir von Jura. I già menzionati prototipi, e particolarmente Emir von Jura, diedero inizio alla cosiddetta Golden Era del San Bernardo in Europa, che a partire dal 1920 durò poco più di un ventennio. Emir von Jura procreò un grande campione come Rasko von Repisch, che a sua volta generò il famoso stallone Apollo Rogang, la cui linea di sangue è giunta miracolosamente fino a noi in Italia sul finire degli anni 50. Negli anni 20
venne alla ribalta in Olanda Albert de la Rie, che utilizzando il sangue di Emir von Jura produsse col suo affisso Siegfrieds ottimi soggetti. Attivo san bernardista fin dal 1915, grande giudice e studioso della Grande Era, de la Rie fondò nel dopoguerra, assieme ad Antonio Morsiani, l'Unione Mondiale di tutti i clubs del San Bernardo. Alois Schmidt collaborò in allevamento con Antonio Morsiani e consentì a quest'ultimo di immettere in Italia la linea di Bismarck Thun con eccellenti risultati. Una babysitter con la struttura e l'altezza di un peso massimo. Queste in sintesi le qualità morali del San Bernardo, che oltre ad essere un eccezionale cane da guardia, è l'amico per antonomasia dei bambini, dai quali accetta giochi e scherzi con infinita pazienza, ma che protegge e difende con fulminea percezione del pericolo. E non si limiterà a difenderli contro i malintenzionati, ma li educherà ad evitare i pericoli e a non allontanarsi proprio come fossero cuccioli. E chi ha dimestichezza con il San Bernardo sa per esperienza quale irrefrenabile istinto spinga questi cani a soccorrere coloro che gli sono affidati, non solo nella neve, ma anche in acqua, nel fuoco o in qualsiasi altra situazione di pericolo. Estroverso, giocherellone, molto affettuoso nei confronti del padrone e della sua famiglia, rimane cucciolo per tutta la vita. Dotato di erculea potenza, è il più forte fra tutti i cani, non ha rivali se attaccato. Molto equilibrato, intelligente, bonario, alquanto indipendente, come tutti i molossoidi, è energico con gli altri cani, ma non aggressivo. D'altra parte, per la sua mole di supermassimo e per la straordinaria forza fisica, difficilmente viene aggredito. Chiunque osasse farlo sarebbe sopraffatto in pochi istanti. Per il suo acuto senso di vigilanza della casa e della famiglia, è anche un formidabile cane da guardia. Spesso basta la sua sola presenza per scoraggiare il malfattore. Il San Bernardo è di costituzione rettangolare, cioè ha il tronco più lungo dell'altezza algarrese. La sua ossatura è la più forte della specie canina. I suoi muscoli sono molto potenti e tuttavia lunghi. Eccezionale di conseguenza la forza muscolare, ma anche l'agilità, sia pure rapportata ad un peso massimo. La testa, imponentissima, esprime plasticamente tutta la potenza e la nobiltà di questo gigante dei cani. Angolosa e con rilievi ossei ben evidenziati, ha una lunghezza pari a circa il 36% dell'altezza algarrese. Sua caratteristica imprescindibile di tipo è la convergenza degli assi longitudinali superiori del cranio e del muso. Le arcate zigomatiche sono protese all'esterno e il cranio è dotato anteriormente di sviluppatissime bozze frontali, oltre che di arcate orbitali marcate e scolpite, talché il salto naso-fronte è ad angolo retto. Il cranio, molto largo, talora nei maschi più largo che lungo, corrisponde al 64% della lunghezza totale della testa. Il muso, estremamente pieno, è corto ma non troppo, e cioè il 36% della lunghezza totale della testa. La canna nasale è rettilinea, molto larga e piatta. Il tartufo, voluminosissimo, squadrato, con ampie narici e rigorosamente nero. Il muso, piatto anteriormente, molto largo, è a forma di cubo. Le labbra sono abbondanti e spesse. I mascellari, massicci e ricurvi, possiedono una dentatura a tenaglia o forbice e lievemente prognata con incisivi in linea retta. Le orecchie sono di grandezza media, pendenti, attaccate alte, a base larga. Gli occhi, di media grandezza e moderatamente profondi, sono posti in posizione subfrontale, cioè quasi completamente in avanti. Il torace è molto sviluppato nelle tre dimensioni, come si addice ad un potente atleta, disceso al gomito. La linea dorsale è dritta e tesa, con garrese lungo e molto sopraelevato. Il lombo è corto, la groppa orizzontale, come si addice ai cani da montagna. Gli arti, molto forti, sono lunghi e muscolosi. I piedi larghi e rotondi. L'angolo della spalla con l'omero è piuttosto accentuato, 103-108 gradi. Viceversa, l'angolo del garretto è moderato, 145 gradi, come è tipico in tutti i cani da montagna, pirenaico, caucasico, eccetera.
Il pelo, nella varietà cosiddetta a pelo corto, è di lunghezza medio-corto, fino a 5 cm sulla groppa. Aderente, folto, sostenuto ma non ruvido. Nella varietà a pelo lungo, il pelo è di lunghezza media, fino a 8 cm sulla groppa. Il colore è bianco e rosso, o rosso e bianco. Le pezzature bianche devono essere luminose e prive di moschettature. Obbligatoriamente bianchi sono collare, canna nasale, petto, piedi e punta della coda. Il San Bernardo è un cane di massima taglia, imponentissimo e dal portamento aristocratico. Lo standard prevede un minimo assoluto di 70 cm per i maschi e di 65 cm per le femmine. Questi minimi sono veramente miseri e sarebbe auspicabile di avere un minimo assoluto di 78-80 per i maschi e di 70-72 per le femmine. Ciò non è mai stato accettato dalla Svizzera, cui la razza appartiene, perché possedendo attualmente cani più piccoli rispetto all'Italia, gli allevatori elvetici vedrebbero tagliata fuori parte della loro produzione. Per fortuna, lo standard non prevede una taglia massima come avviene in tutte le altre razze, esclusi l'Alano e l'Irish Wolfhound, le cui stature anche un buon San Bernardo deve raggiungere. Anche in Italia abbiamo avuto cani San Bernardo di 90-95-100 cm. Un soggetto degli anni 70 di 96 cm era così armonico e si muoveva così bene da vincere diversi Best in Show. I cani di tipo italiano sono attualmente i più grandi. Vengono usati all'estero, particolarmente in Germania, Danimarca ed anche in Svizzera, per migliorare non solo il tipo, ma anche la taglia. È chiaro che la grande statura non deve essere una caratteristica unilaterale, ma deve armonizzarsi con le giuste proporzioni, la tipicità della testa e la funzionalità. Del resto, abbiamo visto che la mole gigante è sempre stata una prerogativa imprescindibile per l'attività di soccorso del San Bernardo, e cioè risponde alla funzione della razza. Il peso, nei soggetti di massima taglia, può raggiungere e superare i 100 kg. Il San Bernardo alla nascita pesa da 800 grammi a 1000 grammi, eccezionalmente 1200. E questo peso viene raddoppiato in una settimana per raggiungere a un mese 4-5 kg, a due mesi 10-15 kg, eccezionalmente 17 kg. A tre mesi 20-25 kg, eccezionalmente 30. A un anno può superare gli 80 kg e nella maturità, come detto, 100 kg. Un crescimento così rapido comporta un'alimentazione ben bilanciata, tenendo d'occhio le osteopatie, soprattutto fra i 2 e i 6 mesi. È quindi opportuno fornire al cucciolo per via orale, oltre ai polivitaminici, le giuste dosi di vitamina D e sali minerali. Attenzione però a non esagerare, perché si potrebbe ottenere l'effetto opposto: calcificazione precoce, rachitismo, osteoporosi giovanile. Tra le tante possibili cause di scarso rendimento del cane, un ruolo predominante spetta sicuramente alla filariosi cardiopolmonare. La prevenzione è certamente la migliore e più efficace di ogni cura. Esistono oggi dei farmaci di provata efficacia e tollerabilità che permettono, se correttamente impiegati, di evitare l'infestazione. Questi trattamenti preventivi sono consigliabili a tutti i cani che trascorrono in estate ed in autunno la maggior parte della giornata all'aperto. In questi casi, i trattamenti vengono iniziati in tarda primavera, alla comparsa delle prime zanzare, e continuati fino all'inizio dell'inverno, quando si è ormai certi della loro scomparsa. Questi farmaci sono in grado di uccidere eventuali larve infestanti inoculate dalle zanzare nei 30-60 giorni precedenti il trattamento. I sintomi della malattia possono passare inosservati nei cani da compagnia e da guardia, mai sottoposti a sforzi fisici continuativi. In questi animali la malattia si manifesta tardivamente e spesso è letale. Nel cane da lavoro, il calo di rendimento può essere un sintomo della malattia. La terapia si avvale di un farmaco arsenicale ancora l'unico efficace contro la filaria adulta.
Una cosa molto importante è che la diagnosi e terapia devono essere assolutamente eseguite dal medico veterinario di fiducia. I pasti devono essere somministrati ad ore fisse e quanto più possibile distanziati. Nel cane adulto sono raccomandabili 2 pasti al giorno, la sera il più abbondante, anziché uno per non sovraccaricare troppo lo stomaco. Esiste tutta una letteratura su Barry e in generale sull'opera di soccorso dei San Bernardo, e studi approfonditi sono stati compiuti per spiegare le facoltà quasi medianiche di questi cani. Il loro fervore quasi mistico, che è pari all'istinto del bracco o del segugio per la caccia, è sempre stato un rompicapo per gli studiosi di psicologia animale. Oggi il San Bernardo viene addestrato secondo criteri moderni per i più svariati compiti di protezione civile, cani da valanga, da catastrofe, eccetera, e per la ricerca di persone scomparse. L'addestramento inizia al 5-6 mese d'età, con esercizi che si propongono di insegnare al cane prima di tutto l'obbedienza, esaltandone le doti di equilibrio psichico e l'indifferenza al pericolo. In seguito, il programma prevede un'ulteriore evoluzione dell'affiattamento fra conduttore e cane, che li porterà poi a cimentarsi nella ricerca di cose nascoste e infine di persone nascoste, attraverso l'analisi olfattiva di oggetti ad essi appartenuti. Questo consentirà in breve al cane di saper ritrovare sempre la persona giusta, senza mai sbagliare. I soggetti meglio dotati vengono poi utilizzati direttamente per ricercare persone sepolte non solo da valanghe, ma anche da macerie, in caso di terremoti, frane, eccetera, o in ambienti invasi dal fuoco. In Italia esiste ormai da anni il gruppo di lavoro del club italiano San Bernardo, che alla stregua dei gruppi consimili in Europa e in America si occupa dell'addestramento dei San Bernardo come cani da catastrofe, alle dipendenze del Ministero della Protezione Civile. Lo svizzero Schumacher, cinologo e pioniere dell'allevamento del San Bernardo, così descrive nel 1867 il lavoro dei cani. 2 maschi, uno giovane ed un anziano, escono ogni mattina dall'ospizio e percorrono il versante italiano per 12-13 chilometri. Altri 2 esplorano il versante svizzero. Essi si portano fino ai più lontani rifugi costruiti per il ricovero dei viandanti. Anche se neve fresca è caduta abbondantemente, sanno ritrovare con sicurezza assoluta il cosiddetto pion, il sentiero formato da neve battuta che porta all'ospizio. I cani stessi preparano il pion all'inizio dell'inverno, calpestando e livellando la neve profonda. A questo scopo si servono dell'ampio petto e dei piedi massicci. Il loro senso d'orientamento con nebbia, neve e tormenta è tale che chi gli si affida ha la matematica certezza di essere ricondotto all'ospizio. Come tutto ciò sia possibile è un mistero. Rimane il fatto che i cani, anche di notte, non si allontanano 1 metro dalla pista abituale, evitando incredibilmente tutti i crepacci, anche quelli più invisibili. Molto spesso vanno in coppia, sia perché il soggetto anziano serva da maestro al giovane, sia perché nel caso uno perisca, l'altro possa ugualmente portare a termine il servizio. Thank you.
scienziato svizzero del Saussure ed altri studiosi che hanno osservato il comportamento dei cani San Bernardo esaltano la loro capacità di prevedere la bufera di neve con 40 minuti di anticipo e di fiutare, con vento favorevole, un uomo ad alcuni chilometri di distanza. Quando pervengono al luogo di caduta della valanga, spesso dopo ore di marcia, e percepiscono la presenza di persone sepolte anche ad oltre 3 metri di profondità, scavano spesso da soli la galleria fino ad arrivare all'infortunato, che poi estraggono, rianimano e talvolta trasportano al più vicino rifugio. Per poter svolgere funzioni di tal genere, il San Bernardo deve essere dotato di struttura e potenza fisiche superiori a qualsiasi altra razza. Fiuto eccezionale, straordinario senso d'orientamento e capacità di evitare la caduta di valanghe durante il percorso d'avvicinamento, arrestandosi improvvisamente ed abbandonando il sentiero. In poche parole, il San Bernardo è in grado di percepire onde sonore con frequenze al di sopra dei 20 kHz, che è il limite della specie umana, con punte fino ad 80-100 kHz, quindi suoni provenienti da una distanza 4 volte o 5 volte superiore a quella massima per l'uomo. Ciò significa che i San Bernardo possono avvertire la sottilissima onda provocata dallo spostamento d'aria che precede di diversi minuti la caduta vera e propria della slavina, conseguente al distacco di masse nevose dalle più alte quote. Per quanto concerne l'olfatto, che nei cani 14 volte superiore a quello umano, è ben noto che il San Bernardo è uno dei cani maggiormente dotati in questo senso, non solo per i test sperimentali eseguiti, ma per l'ampiezza in rapporto al soma della membrana di Schneider, in particolare della sua parte superiore o locus luteus di Ecker, e per i semi frontali più sviluppati che in qualsiasi altra razza da lavoro, tali cioè da consentirgli un ampissimo teleolfatto, capacità di percezione delle emanazioni odorose più lontane. La multisecolare selezione non soltanto ha affinato al massimo nel gigante delle Alpi l'apparato olfattivo, ma l'ha reso idoneo a funzionare nell'atmosfera rarefatta dell'alta montagna. Secondo recentissimi studi, riportati anche dal cinologo Desmond Morris in un suo libro, il San Bernardo sarebbe in possesso, unico della specie, di cellule olfattive simili ai raggi infrarossi. Ciò in pratica gli consentirebbe di percepire le onde termiche emesse da corpi ancora in vita anche sotto neve o macerie. Da prove pratiche effettuate a riprova, i cani sarebbero stati in grado di seguire una pista sul ghiaccio ad oltre mezz'ora di distanza da un gruppo di persone che li precedeva. In parole povere, i cani sarebbero riusciti ancora a percepire dopo 30 minuti l'infinitesimale impronta di calore rimasta sulla superficie ghiacciata dopo il passaggio di ogni individuo. Va inoltre aggiunto che il San Bernardo è in grado di camminare giorno e notte sul ghiaccio senza bloccarsi per ferita ai cuscinetti plantari, come avviene per altre razze non da montagna, ad esempio il pastore tedesco. Per di più, nessun cane sa muoversi come il San Bernardo sulla neve, anche quando è molto alta, sia per la conformazione degli enormi piedi che per l'ampiezza toracica. Senza contare gli angoli aperti del posteriore, che gli permettono una congrua spinta in salita. Infine, la grandezza del cane è, come sappiamo, un fondamentale coefficiente sia per sviluppare una potenza adeguata al lavoro da svolgere, sia per conferirgli maggiore resistenza e difesa contro le intemperie. Una legge di termodinamica dice che la resistenza al freddo è tanto maggiore quanto più la superficie del corpo in rapporto alla massa è minore. Ciò naturalmente a prescindere dal mantello che nel San Bernardo, come nel Pirenaico, nel mastino tibetano, eccetera, è proprio di un cane da montagna. La resistenza del San Bernardo alle intemperie è quindi pressoché illimitata. Possono stare giorno e notte nella neve profonda e nella tormenta, senza risentirne alcun danno. Scegliere come compagno della propria vita un San Bernardo rappresenta dunque un avvenimento indimenticabile per chi desideri un cane veramente diverso, più grande e in grado di dare qualcosa in più.